Jó napot kívánok! Ez a Pont.eu, a Pannon Televízió Európai Uniós magazin műsora. Dolgozni, de hol és hogyan? Ez a mai műsor fő kérdése. Mutatunk önálló vállalkozókat, önkénteseket, és az európai parlamenti képviselők asszisztenseit is megismerhetik. Tartsanak velünk! Milyen jó az, hogyha valaki a saját maga főnöke, vagy mégsem. Egy önálló vállalkozás ugyanis számos buktatóval járhat. Az Erasmus egyik programja fiatal vállalkozókat segít úgy, hogy lehetővé teszi számukra, hogy néhány hónapot külföldön töltsenek el, és tapasztalatokat gyűjtsenek más vállalkozóktól. Két példát mutatunk. He's young, determined, and dreams of setting up his own business in the field of biological agriculture. Simone Galati from Italy took advantage of this new exchange program and found himself in Greece. Io ho elaborato un business plan per Erasmus che riguarda un'azienda biologica chiamata Valle dell'Etna e svilupperò una fattoria didattica comprendendo sia l'agricoltura sia il sociale. Cioè dire diffondendo educazione ambientale, nello stesso tempo facendo dei prodotti biologici e far vedere, a portare le giuste conoscenze agli altri su che cos'è l'agricoltura biologica effettivamente. Before he opens his own company, he's been hosted for 6 months in Greece by Maria and Panagiotta Vlaku, who specialize in snail farming consultancy. Σίγουρα το να έχουμε το Σιμόνι στο γραφείο από την Ιταλία, αυτό σημαίνει ότι μας βοηθά να κοιτάξουμε να βρούμε νέες εναλλακτικές διεξόδους για την πώληση των σαλιγκαριών και στην Ιταλία, αλλά γιατί όχι να κάνουμε και μια καλύτερη έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. The duration of the Erasmus for Young Entrepreneurs program can be from 1 to 6 months. Funding comes from the EU. Interns receive from 560 to 1100 euros per month, depending on which country they go to. This money allows them to cover their basic needs. However, one of the major problems of this pilot program is convincing host entrepreneurs to welcome the younger ones into their businesses. The benefits of hosting a young, inexperienced intern are not always apparent to them. The process is a little bit complicated, especially for host entrepreneurs. They don't have much time to spend in the application procedure. Probably a simplification of this procedure could improve the system. We're off to Berlin to meet another wannabe entrepreneur, Julia Goyd. Her passion for photography drove her to discover Erasmus for Young Entrepreneurs. She's a Lithuanian stage actress who also has a degree in economics. However, during these shooting sessions with models, she has the chance to develop her photo technique under the guidance of her mentor, Jan Sobotka. Šita programa labai mane sudomino to, kad jinai siūlo kaip mokamą dalį ir tuo pačiu jie paremia. Ir atvažiuojant į šalį ir jos nežinant, žmogus gauna vietą, kur mokytis, kur dirbti ir kur patirti visus naujus dalykus. Tai iš tikrųjų labai geras santykis tarp darbo ir mokymosi. Caroline Jenner specializes in entrepreneurship education programs. We can't just overnight expect that young people are going to make the choice to become an entrepreneur. We have to start much further back and make sure that this is always a choice, that entrepreneurship is always one of the options to fight youth unemployment. Small enterprises are the backbone of the European economy. In times of crisis, this new exchange program could give young Europeans what they're currently short of: perspective. Az Európai Unióban minden ötödik ember végez valamilyen önkéntes munkát. Betegeket ápolnak, takarítanak, vagy rendezvényeken dolgoznak. Pénzt a munkájukért nem kapnak. És szerintük megbecsülést sem. Úgy vélik, az önkéntesek láthatatlanok. Eloisa is 87 years old. She lives alone in her apartment in Lerida in the northeast of Spain. She has no children and her physical condition doesn't allow her to leave the apartment by herself.
After her husband passed away, she got more and more isolated. Trabajado más, he trabajado menos, he tenido más amistades, he tenido menos. Y, en fin, la vida ha ido pasando en un vuelo, porque dicen que es larga, pero es muy corta la vida. The Spanish Ministry of Health and Social Services created a program called Close to You to address the problems of elderly loneliness through the active company of a volunteer. In Lerida, yoga teacher Maite is a Caritas volunteer. She now looks after Eloisa. El primer día me explicó toda su vida, bueno, todo lo que... Bueno, todo, cuando se casó a los 64 años, lo que hizo, lo que no hizo, esto, lo otro. Sí, en dos días o tres ya me conocía a todos sus, ¿no?, los vecinos, esto, ¿sabes? By visiting Eloisa once or twice a week and doing things together, Maite makes her feel less lonely. Caritas pays a lot of attention to the profile of the volunteer. Maite is single and doesn't have any children. In the case of Eloisa and Maite, they seem to have found the perfect match. Ella es tan simpática, ella es tan agradable, que le toma mucho cariño y la echo mucho de menos cuando no la tengo aquí. Pero, en fin, voy teniendo paciencia para ir pasando. Pero es una gloria la Maite. Y hablo y le digo y le explico. Para ella no hay secretos porque es como una hermana. Es como una hermana totalmente. The main challenge ahead is to reduce bureaucracy in order to facilitate the volunteer work. Our main thinking moment in terms of increasing the number of people who volunteer is to remove some of the barriers, and that's a lot of bureaucracy and red tape, checks to see if you've got a criminal record. At the moment the process is very slow and it can put a lot of people off volunteering. So at the moment we're not really thinking about kind of monetary advantages for an organization. I think we're trying to focus on making it a bit simpler and easier for people to volunteer. Eloisa, for her part, is very happy with this volunteer initiative. Cuando ella vino, se me abrió el cielo. Parece que me hayan añadido algo a la vida. Az európai parlamenti képviselők rengeteget dolgoznak, utaznak, tárgyalnak, jelentéseket írnak, beszédeket mondanak. De mindent egyedül csinálnak? Nem. Két vagy három asszisztensük is lehet, akik egyfajta mindenesek, és ha kell, helyettesítik is a képviselőket. Most két asszisztens napját ismerhetik meg. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Hi. Hi, guys. Hello. How are you, Camila? Fine, you? Had a great day? Yes, I'm a bit tired, but I'm ready to go now. Can okay, you? I'm still staying for half an hour, but I'm leaving soon. Half an hour, yeah, not more. Maximum. Take care. Ciao. Bye. They walk the halls of Parliament in their hundreds. But just what does it take to be an official, accredited assistant to one of the 751 MEPs at the European Parliament? I enjoyed this. It's a day-to-day learning process. Without a good staff, you are always out of the game. Consequently, you need a team. And if a team, then it must be a good team. We can start with some chocolate for breakfast. Chocolate and so on. And then... 7 years ago. I was 25 years old. Yes. So I was studying for doing other things in Italy to become a judge. But then I have this opportunity to come here, so I'm very happy after 7 years to say that was the right choice for me. It's not quite the crack of dawn, but a day for the assistants is early doors to prepare for the day ahead. Yeah. But first things first. We're going to have an office meeting, but at first we can have a coffee if we like, wish so. Wow, a coffee. Okay. Oh, we have like 4 minutes. 3 minutes. With the 3 minutes up, meetings continue in the corridors. Jorgi is a 30-something Hungarian assistant who was poached by his MEP and brought to Brussels after he stood as a candidate himself in the 2014 EU elections. He deals with the environment and agricultural policy. As a socialist, meet also two members of the European People's Party across various parliamentary committees. Carmela subs for her deputy, the chair of the Environment Committee, who is unable to attend. All the colleagues know well Carmen because she is very active. She is strong when
She had to be strong, flexible when she has to be flexible. Standing in for the boss, the job of the assistant needs a jack of all trades. Someone who works fast, writes speeches, researches, organizes meetings, and the list goes on. Italian is my mother tongue, and then English and French. English, German, I'm studying French, and of course I'm speaking Hungarian. Work under stress. So you have to have a bit of multitasking skill. You have to be able to work in a team. Carmela is one of the two accredited assistants based in Brussels for her MEP. In Jorgi's office there are three, so just how many assistants is too much? MEPs can staff their offices at their discretion as long as it falls within parliamentary rules. But I know some MEPs who have only one assistant here. At least 50 or 60% added value for an MEP if he has or she has a good group behind him. But back to the meetings. For Jorgi, it's a quick coffee to discuss environmental issues. Outside the parliament, it's a working lunch for Carmela. For both assistants, a working lunch is part of a typical day. In theory, the working hours is starting from 9 until last till 6 o'clock. But in practice, we are always available. When the MEP is here, it's rushing all day. Basically, maybe we don't have lunch and then you finish at 10. When the MEP is not here, then you have more time, but then you maybe work more. So do you think you have what it takes to join the A-Team? Applications can be made directly to MEPs. Check their websites for further details. Még egy témával készültem mára, ez azonban már nem a munkavállalással kapcsolatos. A bankunióról lesz szó, illetve arról, hogy hogyan lehet stabilizálni az unió bankrendszerét, és mit lehet tenni a bankcsődök ellen. L'unione bancaria è una conquista importante di questi anni di crisi nella zona euro, ma bisogna completarla soprattutto con la creazione di un fondo comune di garanzia sui conti bancari, avverte Roberto Gualtieri, presidente della Commissione Affari Economici al Parlamento Europeo e relatore del rapporto annuale sull'unione bancaria. Roberto Gualtieri, buongiorno. Buongiorno. Lei ha appena terminato una relazione importante sullo stato dell'Unione Bancaria nel 2015. Ricordiamo che l'Unione Bancaria è stata una delle risposte europee alla crisi nella zona euro. È stata fatta e partita la supervisione delle banche, poi il fallimento ordinato delle banche, delle nuove regole. Che cosa manca oggi a quest'Unione Bancaria perché sia davvero un'unione, perché sia davvero sicura, direi? L'Unione Bancaria deve essere completata. Non c'è dubbio. Quello che è stato fatto è molto importante, bisogna sottolinearlo. Abbiamo una vigilanza unica, dalle vigilanze nazionali a una vigilanza comune europea che sta anche lavorando bene, abbiamo un meccanismo unico di risoluzione delle banche, adesso però dobbiamo anche avere un sistema comune di garanzia dei depositi, in modo che questa soglia di 100.000 euro sia ancora più credibile. E la Commissione ha presentato una proposta legislativa in questo senso molto, molto importante. Poi serve anche quello che si chiama fiscal backstop, cioè ovviamente un backstop fiscale necessario in caso di emergenza per intervenire e quindi dare un senso di credibilità e solidità all'intera costruzione. Sulla garanzia dei conti correnti sappiamo che c'è un'ostilità, direi un veto della Germania, che dice prima riduciamo i rischi delle banche e poi ne parliamo di mettere in comune questo fondo di garanzia. A che punto siamo sulle discussioni per questo fondo? Questo paese siede anche nel collegio della Commissione, ha un commissario tedesco che non ha potuto bloccare il fatto che la Commissione presentasse questa proposta legislativa e quindi anche nel Consiglio non ci aspettiamo come in Parlamento si vada avanti. Naturalmente poi questa proposta può essere emendata, migliorata in una direzione o nell'altra, questo è la democrazia, diciamo così, ma io non vedo la possibilità di veti da parte di nessuno. Poi che ci possono essere ulteriori misure per rafforzare questa riduzione del rischio, questo va bene. Naturalmente l'idea che si debbano fare prima le nuove misure e poi il fondo di garanzia dei depositi è insostenibile, inaccettabile, infatti si parla semmai di lavoro in parallelo. Naturalmente poi nel merito anche qui bisogna stare molto attenti, perché non c'è dubbio che nel medio periodo favorire una maggiore differenziazione diciamo nel portafoglio delle banche dei titoli di Stato, in modo che tutti possiedano tutto, è una cosa positiva e giusta, ma sarebbe del tutto sbagliato invece anticipare a livello europeo
una discussione che è in corso negli organismi internazionali e introdurre dei meccanismi rigidi che per esempio leghino al rating di un paese in qualche modo il fattore di rischio di questi titoli. Quindi la riduzione del rischio non può riguardare solo un aspetto, riguarda un insieme di misure che vanno realizzate naturalmente in modo di produrre che il rischio effettivamente si riduca. Certo. Se si fanno misure in modo un po' scomposto, il paradosso è che noi aumentiamo il rischio. Ecco, quello che non dobbiamo fare certo. È aumentare il rischio. Si è aumentato il rischio con l'introduzione di queste regole per il bail-in che hanno forse trasmesso un sentimento di sfiducia e di panico in certi casi verso i risparmiatori. Secondo lei ci voleva un periodo di gradualità anche nell'introduzione di queste regole per il bail-in? Il principio del bail-in è giusto, sì. Perché l'idea che un fallimento, una risoluzione di una banca sia pagata non dai contribuenti con le tasse, ma da coloro che sono azionisti, che hanno investito in una banca, dagli investitori, non dai risparmiatori, due cose diverse, è un concetto giusto. C'è naturalmente un'esigenza di garantire un'efficace protezione degli investitori, perché se determinati titoli, le famose obbligazioni subordinate, diventano a rischio di bail-in, in realtà lo sono già dal 2013 in questo caso, è chiaro che quando si vendono queste obbligazioni a investitori al dettaglio, occorre definire chiaramente se questo investitore corrisponde al profilo di rischio. Non si possono spacciare per titoli sicuri titoli che sono bail-inabili. Una unione bancaria non può essere solo un sistema di regole applicate in modo un po' burocratico da diversi centri senza coordinamento e senza una logica, una conduzione politico-economica. Occorre che qualcuno dia il senso di stia al comando. Questo è l'elemento principale. Questo è l'elemento principale. Noi abbiamo la normativa di aiuti di Stato, abbiamo il supervisore unico, il risolutore unico, abbiamo la commissione. Ecco, quello che è un elemento anche che emerge con forza nel mio rapporto, emerge che questo non si regge una grande moneta, non si regge un'unione bancaria solo attraverso un'attuazione meccanica di diversi sistemi di regole, che spesso poi non sempre sono totalmente coerenti tra loro. Occorre una conduzione di politica economica, politica finanziaria, come avviene nelle altre grandi aree, negli Stati Uniti, nel Regno Unito, che dia il senso che c'è qualcuno in controllo. Bene, molto lavoro, credo. Grazie tante, arrivederci. Ez volt mára a Pont.eu, a jövő héten is várom Önöket, viszontlátásra!